true. Get the vultures, them, them a pray for what's mine. Telling them me now waste no time. Don't they wanna stop me? Yeah, this is my time to shine. To the hypocrites, me a blind. When me say watch them, I run to the food like swine. Telling me now go waste no time. They wanna stop me, but this is my time to shine. Salve a tutti ragazzi, ben tornati qua con un'altra puntata di La Vita del Fumatore. Oggi sono qua per recensire le Pall Mall Free o Famous American Blend, non so. Sinceramente l'ho preso per il pacchetto perché è carino, con questa onda, questo tsunami. Però ci sono rimasto inculato perché... sì, purtroppo. Allora, il pacchetto è carino, ha un design molto originale, a parte la cosa qua, porca puttana, io pensavo che era stampato qui, invece no. Però vabbè, molto originale perché sotto, sullo sfondo, c'è la rappresentazione di una foglia di tabacco vista da vicino, tutte in rilievo più o meno, con la scritta Pall Mall e il logo della Pall Mall, o Pall Mall che sia, in rilievo, fatta a mo' di acquarello, così, ecco, fatta a mo' di acquarello, non si vede benissimo, lo so. Con le varie scritte, gusto vero, tabacco lavorato, senza additivi, eccetera, eccetera, prodotto sempre dalla British American Tobacco. Adesso scendiamone una e vediamo che sono delle sigarette standard con la scritta Pall Mall in blu, tranquillamente, così facendo. Il pacchetto è carino, cioè nel senso, gli ingegneri della Pall Mall hanno avuto una bella pensata di fare il pacchetto così perché è davvero carino. La scheda tecnica narra: catrame 7 mg, nicotina 0,6 mg, monossido di carbonio 8 mg, delle sigarette medie, una media appunto facendo sono 7, 6, 8, sono 7 di media, quindi secondo me sono più medie che medio pesanti. Pagate 4,30 euro se non sbaglio, sono 20 sigarette di classe A ovviamente. Niente di che, l'ho prese all'Iper, non all'Iper. Il negozio, noi ci abbiamo, una volta era l'Iper Cop, come cazzo si chiamano, no è Iper perché l'Iper Cop è un'altra roba, che era lì una volta, poi hanno iniziato a costruire vari padiglioni, tipo, non so, degli abbigliamenti, cose così, hanno fatto anche un tabacchino, adesso il centro si chiama Belforte, perché è Belforte per l'appunto, e lì c'è il tabacchino, l'ho preso lì, è lo stesso tabacchino dove ho preso le Amatis che non ho recensito, perché non lo so, poi dovrò andare lì a riprendere, se no se lo trovo qua da queste parti di perdere. Niente di che. Poi, intanto vi dico tre cosette, o due che sia. Prossimamente io farò dei video, perché ho realizzato una scatola, tra virgolette, di essiccazione, una scatola, sempre tra virgolette, di umidificazione del tabacco, però lo farò in due parti, perché un primo video lo fa solo per 20 minuti di video, chi cazzo se li caga, quindi... cercherò di fare due video a parte. Un'altra roba, c'è stato un ragazzo che, o una ragazza, non so, non mi ricordo più il commento, mi ha detto c'ho una voce figa. Perché c'ho una voce figa? Cioè, fumo troppo e mi si sta abbassando la voce, mi sta abbassando il tono di voce, come un mio vecchio professore che lui fumava un pacchetto di Marlboro Rosso al giorno, c'avevo una voce così, cazzo. Ogni volta che parlavo sembrava un tuono. Quindi vabbè, grazie, magari metterò a fare frenzinate tipo My kind of town Chicago. Vabbè, non voglio diventare nuovo Justin Bieber, quindi non pubblicate questo video da qualche parte. Adesso passiamo alla recensione. Allora, di primo acchito lascio un sapore un po' amaro. Il colpo della nicotina in gola non si sente tanto perché comunque siano 0,6 di grammatura, quindi bene o male io non lo sento, perché ho dei polmoni e una gola che fa non cagare, quindi lasciamo perdere. E lascio un odore un po' amaro, però di primo acchito è abbastanza buono. Andando più nello specifico invece, il sapore non è tanto buono, è sempre amaro, una punta un po' tostata. Comunque sia, se ci fate caso, secondo me non è tanto buono, poi non so, è voi.
come quella negativa, comunque sia, non si sente. Lasciano comunque sia un odore abbastanza sgradevole. Sempre un po' acido, richiama quasi il chimico, però se non è fatto, è fatto senza additivi questo tabacco qua. Non so che chimico sento, magari mi confondo. È abbastanza non cattivo come odore, è un po' acido come odore, però vagamente se mi ricorda quello del chimico. Comunque sia, le sigarette non sono malvagie, gli darei un 6 come voto, perché sono sigarette peggiori, sono fumabili per l'amor di Dio. 4,30€ il rapporto qualità prezzo ci sta. Poi vabbè, la British American Tobacco non è che fa, secondo me, queste granché di sigarette. Cos'è che fa? La Pullman, poi che cazzo fa? Le Lido, quindi, oddio. Beh, ne fa di tabacchi buoni, però diciamo che secondo me non è come la Philip Morris o come la JT, che sono abbastanza rinomate, per non voler dire. Comunque sì, ve le consiglio, se fumate Pullman o se non le fumate, volete provarle, provatele, perché non sono così tanto sgradevoli come sigarette. Detto questo, ci sarà una prossima puntata di Vita al Fumatore. Statemi bene, e tra un po' inizia l'inverno, tra un po' cazzo, davvero sono qua a maniche corte perché, cos'è il... non so che cazzo di giorno è oggi, mi chiesto, facendo un cazzo non perdo la cognizione del tempo. Cazzo di giorno? Aspettate. Vabbè, se ne fotte, non me ne frega un cazzo. Ci vediamo alla prossima puntata di Vita al Fumatore, statemi bene, ciao a tutti.